Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Salvatore Bonaccorso che gestisce l'Innovation Hub in Silicon Valley per Eni. Io sono Anita, esperta di stage all'estero e in questo canale troverai tutte le informazioni utili su università e stage all'estero. Ovviamente se stai cercando un internship puoi accedere al nostro portale che conosci già, presumo, comunque è www.duckinternship.com, dove troverai tutti gli stage personalizzabili in base alle tue esigenze in tutto il mondo. E poi vi lascio il link in descrizione. Comunque partiamo con l'intervista. Allora Salvatore, ci presenti un pochino Eni, chiaramente già la conosciamo. Ma presentaci pure l'azienda e se ci parli anche un pochino delle company values. Assolutamente. Buonasera Anita, buonasera a tutti. Allora, Eni è una società integrata dell'energia e siamo impegnati nella transizione energetica attraverso delle azioni concrete che ci vogliono portare a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Eni opera in quasi 70 paesi a livello globale e abbiamo circa 30.000 dipendenti. Quando si dice società integrata dell'energia, intendiamo che siamo attivi attraverso tutta la value chain dell'energia, sia nell'oil and gas che sulle rinnovabili. Quindi siamo attivi dall'esplorazione degli idrocarburi alla produzione, al trasporto, fino alla ricerca e sviluppo sulle rinnovabili, alla realizzazione di impianti rinnovabili e quindi anche alla produzione di energia rinnovabile. E i valori e la mission di Eni si ispirano all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in particolar modo ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono fondamentalmente un programma di azione che inglobano e abbracciano ogni ambito dello sviluppo sociale, economico ed ambientale, obiettivi quali garantire l'accesso all'acqua potabile, al cibo, quindi combattere la fame nel mondo, ma anche garantire un accesso equo e sostenibile all'energia. Ed è qui in particolare chiaramente che l'azione di Eni si sviluppa, e quindi da una parte la mission di Eni è quella di garantire la sicurezza energetica ed ampliare il nostro portfolio di rinnovabili, proiettandoci sempre più verso il futuro con delle tecnologie breakthrough nell'ambito dell'energia, ad esempio la fusione nucleare sulla quale crediamo e stiamo lavorando molto. E in tutto questo processo chiaramente l'innovazione è centrale e crediamo fortemente che l'innovazione sia alla base non solo della crescita aziendale, ma anche e soprattutto della crescita personale, anche perché un'azienda è fatta di persone e sono quelle che poi cambiano anche l'azienda ed il mondo. Assolutamente, grazie mille per questa introduction. Ma ora vogliamo farti una domanda un po' più personale. Quindi, qual è stato il percorso scolastico che ti ha portato a trovare questo lavoro? Ci interessa molto capire come sei arrivato quindi a lavorare ad Eni, così se qualche altro ragazzo può essere interessato, capisce un pochino quali sono magari le vie giuste per arrivare appunto dove sei arrivato tu. Ok, allora, detto innanzitutto che Eni, come tutte le grandi aziende, ha diciamo, una rosa molto ampia di profili, quindi si potrebbe virtualmente fare qualunque lavoro all'interno di Eni, ma nel mio caso specifico io sono un ingegnere, ho iniziato studiando alla laurea breve triennale o bachelor's degree, che dir si voglia, ingegneria elettronica, che era da sempre la mia passione, e durante il mio percorso di studi triennale ho capito che avevo una passione particolare per i sistemi di controllo e da lì ho deciso di specializzarmi in ingegneria meccatronica, che al di là diciamo di questo nome un po' strano che magari tanti conoscono, di fatto è un'ingegneria dell'automazione, quindi dei sistemi di controllo con un particolare focus sui sistemi di controllo elettromeccanici, che oggigiorno sono assolutamente pervasivi, si pensi a una macchina, un aereo, un elicottero, insomma, qualunque sistema oggigiorno è di fatto elettromeccanico, con chiaramente una forte componente anche digitale. E, alla fine del mio percorso di studi magistrale ho fatto una tesi all'estero sui sistemi di controllo nella robotica, presso l'Università di Toronto, quindi in Canada. E al rientro da questo percorso all'estero, dove ero visiting researcher di fatto all'Università di Toronto,
mi trovavo al Politecnico di Torino per consegnare appunto la mia tesi, e quasi per caso, come tante cose positive della vita, c'era proprio quel giorno un job day al Politecnico di Torino, e tra i vari stand c'era proprio quello di Eni. Io ancora non avevo neanche iniziato di fatto a mandare curriculum, perché non mi ero nemmeno laureato, e tramite lo stand di Eni ho consegnato il mio CV che avevo portato dietro, e sono stato ricontattato da Eni. Poi il mio accesso in azienda è stato tramite un percorso formativo, inizialmente un master in particolare erogato dall'Università di Bologna, in questo caso in progettazione di impianti oil and gas, che prevedeva poi una fase di stage in azienda. In particolare, quando ho iniziato a lavorare, non mi occupavo di innovazione, ma mi occupavo di progettazione di sistemi di produzione subsea, ovvero tutta quella parte controllo che permette la produzione degli idrocarburi in ambienti offshore, e in particolare tutto ciò che sta sotto il pelo dell'acqua prima che gli idrocarburi vengano poi trasportati, diciamo, topside e poi verso le strutture onshore. Questo è un po' in breve la mia storia. Ok, allora, ci racconti anche quali sono un pochino le attività quotidiane del lavoro che fai oggi, quindi nella gestione dell'Innovation Hub di Eni, quindi tu sei al momento in Silicon Valley, a San Francisco. Sì. Quali sono le attività che fai quotidianamente, quindi com'è una tua giornata tipo? Ok, mi verrebbe da dire innanzitutto che non esiste una giornata tipo, e forse è proprio questa la parte più bella di questo lavoro. E magari spendo qualche parola su che cos'è un Innovation Hub. Un Innovation Hub è di fatto un avamposto di un'azienda, in questo caso di una corporate, di Eni, che ha l'obiettivo di, se vogliamo, affiancarsi al classico R&D, al classico research and development interno dell'azienda, che ha chiaramente sempre un ruolo importante e fondamentale. Vuole affiancarsi al classico R&D dell'azienda e portare innovazione dall'esterno. E quando dico questo, mi piace sempre citare una famosa frase di Bill Joy, che era il co-founder di Sun Microsystems, che una volta disse: non ha importanza chi tu sia, ma la maggior parte delle persone più intelligenti non lavorano per te. E questa è, secondo me, una frase bellissima, perché non va letta in senso negativo. In Eni, come in tante altre aziende, ci sono tantissime persone intelligenti, ma nel mondo siamo miliardi di persone, quindi soprattutto nell'era della digitalizzazione è necessario avere una finestra verso l'esterno che ci permetta di catturare anche l'innovazione che non viene generata internamente. E quindi le attività quotidiane di un Innovation Hub sono quelle di essere una sorta di ponte, di contatto tra sia le business unit dell'azienda, ma anche veicoli quali il nostro corporate venture capital, piuttosto che il nostro veicolo di venture builder, rispettivamente Eni Next, basato a Boston, che si occupa di investimenti, quindi il corporate venture capital, ed Eniverse, il nostro veicolo di corporate venture builder. Ci occupiamo quindi di, da un lato, ascoltare le business unit, quali sono i bisogni tecnologici dell'azienda, e dall'altro lato di fare matching con quello che il mercato dell'innovazione offre. E questo significa innanzitutto costruire un network solido, in particolar modo nella Silicon Valley, non solo con le startup, ma anche con tutti gli altri third parties che poi generano l'innovazione, che sono il motore dell'innovazione della Silicon Valley, quali le università, non sto qui a nominarle perché diciamo che sono abbastanza famose, o piuttosto che laboratori privati o enti governativi che si occupano di innovazione, ovviamente con il main focus, nel mio caso, sul settore energia. Ok, allora, oltre, diciamo che quando tu hai iniziato a lavorare per Eni in Italia? Sì, per pochi mesi. Ok, e poi ti sei spostato in quale altro paese?
Ho iniziato in Inghilterra, dove ho passato circa 2 anni e mezzo con, diciamo, degli intermezzi tra la Repubblica Ceca, la Francia e Singapore, e poi in Angola, Oh wow, dove, ok. perché il progetto a cui lavoravo quando iniziai in Eni era in realtà un progetto che andava realizzato in Angola. E tutta la fase di ingegneria di quel progetto che ho seguito io, è stata gestita invece dal Regno Unito, motivo per il quale nella fase iniziale del progetto mi trovavo lì. Ok, quindi diciamo che questo lavoro ti ha permesso sicuramente di viaggiare moltissimo e anche di sviluppare ulteriormente, immagino, la tua carriera. Assolutamente sì. Ok. E che tipo di innovazioni ci sono al momento, quindi nel settore energetico al giorno d'oggi? Puoi raccontarci, magari io so che insomma tu partecipi anche a tantissimi incontri, no? Appunto, come dicevi, magari organizzati da venture oppure da altre aziende o da incubatori famosi nella Silicon Valley e di solito incontri molte startup, fai il colloquio, quindi valuti se possono essere interessanti o meno. Quali tipi di innovazioni sono interessanti o comunque perenni in questo momento? Il settore energetico, secondo me, è uno dei settori più interessanti nell'area dell'innovazione in questo momento. È un settore sicuramente strategico. L'energia è fondamentale per tutti gli altri settori, praticamente. E fondamentalmente l'innovazione del settore energetico si sta muovendo in 2 direzioni attualmente. Da un lato, quello che sta cercando di fare l'innovazione è quello di decarbonizzare i prodotti esistenti, perché siamo tutti consapevoli che non siamo pronti in pochi giorni a passare totalmente alle rinnovabili. Quindi quello che possiamo fare oggi per diciamo decarbonizzare la quota parte di energia che ancora otteniamo dagli idrocarburi. E in quest'ambito ci sono diverse tecnologie interessanti, tra cui per esempio la carbon capture, quindi la cattura della CO2 direttamente dall'aria o dal punto di emissione. Piuttosto che tecnologie poi per utilizzare la CO2 che viene catturata. Ci sono diversi modi, da quelli più semplici, quali fare le bevande gasate, per esempio con la CO2, piuttosto che bioingegnerizzare dei batteri per utilizzare la CO2 e produrre altri prodotti utili, non so, bioetanolo, piuttosto che altri prodotti di green chemistry che vengono normalmente prodotti da diciamo feedstock idrocarburici. E quindi tutto questo filone, ecco, di decarbonizzare la filiera esistente è molto presente ed è sicuramente molto, molto importante, soprattutto nel breve e medio termine. E sul lungo termine invece abbiamo tutte quelle tecnologie che ci stanno permettendo e ci permetteranno di trasformare completamente il settore energetico e effettuare la transizione completa alle rinnovabili. Quindi sia quelle tecnologie che ci permettono di evolvere quello che già abbiamo oggi, per esempio nel settore wind. Penso siamo abituati tutti a vedere un po' delle paleoliche, ma la tendenza ad oggi è di spostarsi sempre di più sulla wind offshore, quindi installare queste paleoliche nell'offshore con diversi vantaggi, per esempio non avere più limiti di dimensioni, piuttosto che di permitting, il rumore perché non è più percepito e così via. Quindi da un lato, ecco, evolvere queste tecnologie già esistenti e dall'altro lato creare una nuova economia dell'energia con tecnologie quali l'idrogeno. Iniziano a esistere già le prime macchine a idrogeno, ci sono le prime hydrogen refueling station e altre tecnologie che porteranno a un completo cambiamento della produzione e della distribuzione dell'energia, come ad esempio la nuclear fusion che ho prima citato. Eni, tramite il veicolo di Corporate Venture Capital, è uno degli investor più importanti in Commonwealth Fusion System. E con loro stiamo lavorando alla fusione nucleare, e quando sarà pronta a livello commerciale, di fatto garantirà un accesso virtualmente illimitato all'energia pulita. Wow, pazzesco, è un lavoro veramente super interessante perché ogni giorno vedi qualcosa di nuovo, scopri, quindi diciamo che è un lavoro che forse richiede molta curiosità, no? Anche da parte di chi lo svolge.
E, ultima domanda, se dovessi fare, diciamo, dare qualche consiglio a dei ragazzi giovani che vogliono comunque magari fare una carriera come la tua, che consiglio gli daresti? Ma secondo me quello che hai detto tu prima, essere curiosi, è la prima cosa. E poi secondo me è una cosa molto bella del settore dell'innovazione in generale, che non esistono delle skill che ti rendono, che sono fondamentali per poter fare innovazione. Mi spiego meglio, io ho iniziato con una carriera tecnica e questo mi ha aiutato molto perché mi permette di comprendere chiaramente a livello tecnico una startup e poterne valutare il valore a livello tecnico. Però magari ho imparato molto più sul campo quelli che sono gli aspetti magari di valutazione economica di una startup, che diventano importanti quando si valuta una startup per investimento, per esempio. Allora, viceversa, una persona che invece ha un profilo più sbilanciato sul lato economico potrebbe fare esattamente l'opposto, quindi avrebbe magari più skill nella valutazione delle startup per investimenti e avrebbe più necessità di imparare sul campo quelli che sono gli aspetti tecnici. Quindi anche qui la curiosità è sicuramente un aspetto chiave, perché poi è quello che ti permette di imparare. E saper ascoltare, secondo me, è fondamentale, ancora di più di saper parlare in questo lavoro, saper ascoltare, perché quando si lavora in azienda è fondamentale conoscere quelle che sono le necessità dell'azienda e quindi essere continuamente allineati con quelle che sono le necessità dell'azienda e conoscere il mercato. Quindi per conoscere il mercato anche lì bisogna ascoltare tantissimo. E quindi il mio consiglio è proprio quello di essere curiosi, di ascoltare ogni giorno con umiltà non solo all'interno dell'azienda ma anche tutto quello che c'è fuori, perché ogni giorno c'è sempre da imparare, ogni giorno imparo qualcosa, ogni giorno si impara qualcosa ed è forse la cosa più bella di questo lavoro. Sono d'accordo, assolutamente. Va bene, allora grazie mille, Salvatore, sei stato gentilissimo. E ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere tutte le interviste che facciamo e speriamo che vi possano chiaramente essere utili. E niente, grazie mille e al prossimo video. Ciao!